10 minuti per parlarvi del cubismo. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuova pillola d'arte. In 10 minuti parleremo oggi del grande movimento artistico illuminante, del cubismo. Il cubismo nasce subito dopo i Fauve, li abbiamo visti la volta scorsa, vi lascio il video dove c'è la I nelle schede informative. I Fauve erano coloro che esprimevano il loro stato d'animo e i loro contenuti sulle tele attraverso l'immissione cromatica fortissima a larghe campiture, vi ricordo. Guardate, quindi il colore era il protagonista. Adesso invece i cubisti cercano di dare una sorta di certezza scientifica a quelle campiture cromatiche che invece erano lasciate così, un po' a chiazza sulla tela. Ma prima di intraprendere questo meraviglioso viaggio del cubismo, cerchiamo di capire quando e dove nasce. Nasce sicuramente nell'atelier di Pablo Picasso. E quando nasce? Ora lo vedremo tra un pochino invece, perché quando nasce un periodo artistico è sempre una situazione un pochettino controversa. In realtà il cubismo non nasce d'amblè, nasce nel momento in cui viene identificato. Ma prima parliamo di ciò che effettivamente è e perché si sente l'esigenza di far nascere questo nuovo movimento artistico. Abbiamo detto che si vuole dare una sorta di razionalità scientifica alle campiture cromatiche dei Fauve. Insomma, si vuole dare certezza di lettura di ciò che si dipinge sulla tela. Ma voi direte, ma come? Il cubismo, che sembra quasi un astratto, astratto il cubismo? Errore! Scriviamolo qua! Il cubismo non è astratto. Mi raccomando, molti fanno questo errore, inquadrando il cubismo come una prima sorta di opera astratta. Assolutamente no, il cubismo è tutto il contrario. Il cubismo nasce dall'esigenza di raccontare la realtà per quello che è veramente. E ora vi spiego quello che è veramente la realtà. Se noi guardiamo un vaso, nella figuratività classica questo viene interpretato con colori, luci, ombre nelle tre dimensioni e ci viene proposto sotto forma di vaso, ma soltanto dal prospetto frontale, quello che noi riusciamo a vedere. Ma in realtà quel vaso non è composto solamente dalla facciata frontale, ma un laterale, un retro, un sopra e un sotto che noi non vediamo. Bene, i cubisti dicevano questo: la rappresentazione classica degli oggetti in realtà non è una rappresentazione veritiera di quella che è la realtà, è quella un astratto. Si astrae l'oggetto dal reale, lo si porta nelle tre dimensioni e si dà l'illusione di raccontarlo per quello che è, celando invece parti essenziali del suo essere. L'interno. Cosa fa il cubista? Prende un'immagine, la scompagina sulla tela in modo tale da farci vedere ogni suo lato, ogni sua dimensione. Subentra il concetto della quarta dimensione, la dimensione del reale. Quindi un vaso non vedremo più solamente la parte frontale, quella che ci si pone innanzi, ma scomponendola il vaso andrà aperto sulla tela e si vedranno i laterali, il fondo, l'interno e magari il retro. Questo però dipende molto dalla sensibilità dell'artista, perché ognuno ci farà captare la realtà che scaturisce dalla propria conoscenza. Addirittura Pablo Picasso diceva che lui raccontava veramente. Pablo Picasso è uno dei grandi rappresentanti del cubismo. La triade cubista è composta da Picasso, Braque e Gris. Però noi parliamo di Pablo Picasso perché forse è quello che nell'immaginario comune riusciamo tutti ad agganciare meglio a qualcosa di visto. Immaginiamo magari Guernica, che conosciamo tutti. Allora, Pablo Picasso diceva che proprio lui descriveva la realtà per com'era, e non i rinascimentali, non i figurativi classici, perché per esempio in una realtà vera non potevano esserci persone alte 3 cm e persone alte 20 cm all'interno di una stessa immagine, perché quello era una realtà astratta. In una realtà vera le persone sono alte tutte più o meno alla stessa maniera,
maniera, ma non ci sono elementi di gigantismo e dinamismo sempre così presenti all'interno di ogni scena pittorica. Questi elementi che lui chiamava sbagliati o difformi dalla realtà, non li chiamava sbagliati, che inquadrava come astratti, altro non erano che i dettami della prospettiva, che mettevano in retro figure più piccole e sul davanti figure più grandi. Questo, secondo lui, era proprio il principio dell'astrattismo, astrarre la realtà e riportarla in forme sintetizzate su una tela, cosa che comunque nella realtà non esiste, sono estranee alla nostra realtà. Il cubismo invece vuole esplicare in maniera chiara ciò di cui è composto la realtà attraverso la conoscenza dell'oggetto o della cosa che si vuole raccontare. Il cubismo si divide in due fasi, c'è una prima fase detta del cubismo analitico e una seconda fase detta del cubismo sintetico, poi c'è una terza fase che vedremo alla fine, il cubismo orfico. Allora, il cubismo analitico è proprio quello che abbiamo detto fino adesso, quel cubismo che si concentra su una determinata realtà e ne vuole spulciare ogni sua forma, vuole scardinarla, vuole indagarla da ogni sua parte e quindi la scompagina, la apre sulla tela per farne vedere ogni espressione. Immaginiamo un cubo, una scatola, se noi la apriamo come quando apriamo le scatole dei regali, cominciamo a vedere tutte le facce di quel solido che è composto appunto da tante facce, quelle facce anche hanno dei margini che a sua volta hanno un volume e del retro che è un'altra realtà che molto spesso ci viene celata dalla posizione in cui guardiamo un oggetto. Ma un oggetto non è quello che noi vediamo, ma è quello che noi conosciamo, girandolo tra le mani, vedendone ogni sua forma. È l'unico modo per vedere ogni sua forma e ogni suo volume all'interno di una tela è scompaginarlo e renderlo visibile. Ecco perché le forme del cubismo sono queste forme così tagliate, no? Così cubiche, appunto, fatte a quadretti. Ed ecco perché si aprono davanti a noi in questo modo, come se appunto un cubo fosse poi tutto quanto aperto davanti ai nostri occhi per farcene vedere quanta più parte della sua superficie è possibile. Il termine cubismo nasce proprio da questa sensibilità. Matisse, guardando un'opera di Braque, disse: sembra fatta a cubetti, e di lì a poco, un anno dopo, durante una sua recensione, durante una sua critica, il critico Louis Vaxel, che abbiamo già visto coniare il termine fauve, parlò di stramberie cubiste. E così dal 1909 si è sintetizzata all'interno di una parola una grande corrente. Invece il cubismo sintetico si caratterizza per la sintesi della figura, cioè mostrare gli elementi che più caratterizzano per esempio una determinata cosa e per l'immissione nell'opera figurativa anche di elementi reali che fungano da catalizzatore dell'attenzione. Iniziano i primi collage, cioè l'immissione di elementi reali all'interno di una tela per meglio spiegare, apportando appunto elementi tratti dalla realtà, quello che il pittore, che l'artista voleva descrivere. Quindi di sintesi, perché sintetizza innanzitutto l'oggetto, il pensiero dell'artista con una parte della realtà. In realtà la tecnica del collage non nasce come prima visione in questo momento, c'erano state delle boutard precedenti, ma da questo momento in poi l'immissione degli elementi reali sulla tela non abbandonano più l'espressione artistica sino ai giorni nostri, quindi diventano una costante. Di tutto questo concetto, cosa ricordare in maniera fondamentale per capire effettivamente quello che è il cubismo? Estrapolazione dalla realtà, spiegazione della realtà, non astrattismo. Il cubismo nasce da presupposti opposti all'astrattismo. L'astrattismo astrae concetti che nella realtà non potrebbero esistere. Uomo altissimo accanto a uomo bassissimo. È proprio per essere concetti così astratti dalla realtà, che non esistono nella realtà, non dovrebbero neanche essere immessi nell'opera d'arte. Mentre il cubismo nasce dal reale, dal contingente, dallo studio della materia. Io un libro ne guardo ogni sua forma. Un libro non è formato soltanto da questa facciata. Se io lo devo ritrarre e devo dare il sentore del libro a chi mi segue, devo far conoscere questo, ma anche questo, questo,
questo, e allora devo cominciare ad aprire questo libro in ogni sua forma e quindi fare vedere anche l'interno, scompaginarne anche le pagine, renderlo visibile in ogni sua parte essenziale e soprattutto reale, perché il cubismo è fortemente agganciato alla realtà e non all'astratto. Passiamo al terzo tipo di cubismo. Il cubismo orfico è l'arte di creare accostamenti nuovi che non nascono dalla visione della realtà, ma che nascono semplicemente dalla visione dell'artista. Una visione dell'artista che però nasce da ciò che la realtà gli propone, cioè da ciò che la realtà gli smuove innanzi. E questa distinzione arriva da Apollinaire, che sente proprio l'esigenza di fare un vero e proprio distinguo da queste sottocorrenti del cubismo, dove il cubismo sintetico trae la propria essenza dalla reale realtà, mentre il cubismo orfico invece no. Il cubismo orfico nasce dalla raffigurazione mentale dell'artista, che viene comunque ad essere scaturita da un contesto reale, no? Riprende quindi vigore la forza del colore, perché l'orfismo trae proprio il suo epicentro, il suo fulcro, da quello che era appunto anche per i greci il culto del dio Orfeo. Orfeo era colui che attraverso la musica domava le belve, muoveva le pietre, la musica gli conferiva, la suggestione della musica gli conferiva estremi poteri. Adesso ai pittori è data la suggestione del colore, attraverso la suggestione cromatica riescono a passare quella che è la loro visione della realtà. Naturalmente queste forme cromatiche si distanziano da quelle dei Fauves, se no sarebbero la stessa cosa, e vanno avanti invece parimenti a quello che è il dettame tecnico del cubismo, cioè l'affiancamento di elementi cromatici che lascino a noi una sensazione derivante dalla realtà che ha fatto scaturire quel determinato accostamento all'artista. In generale, cosa ci deve rimanere? Il cubismo, quindi una forma d'arte che parla sempre e comunque della realtà, agli antipodi dell'astrattismo, che nasce con un cubismo analitico dove si analizzano le forme del reale, si sviluppa in un cubismo sintetico dove si sintetizzano queste anche attraverso la sensibilità dell'artista e naturalmente si immettono elementi di sintesi dalla realtà all'interno delle opere, quindi si sintetizza il creato dell'artista con l'effettiva realtà, per poi andare a evolversi successivamente in quello che è il cubismo orfico, dove il soggetto, il protagonista dell'opera, perde anche la rilevanza e torna ad essere rilevante invece il sentore cromatico da cui accostamento l'autore voglia comunque comunicarci un qualcosa che gli è stato destato dalla realtà, che l'ha smosso vivendo nella realtà. Questo il cubismo, in 10 minuti ce l'abbiamo fatta? Spero proprio di sì, sono soltanto degli accenni, adesso sta a voi andare ad approfondire l'argomento, perché in 10 minuti più che degli accenni non vi posso dare. Io spero di trovarvi sempre qui con un nuovo video, il prossimo video sarà un video molto interessante, specie per i giovani, quindi vi do appuntamento qui, mi raccomando. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così diffondete l'arte con un pollice in su e condividete questo video sulle vostre pagine Facebook, parlate delle lezioni d'arte, condividete la playlist, la trovate qua sotto nel box informazioni e a fine video tra le schede finali, condividete la playlist della storia dell'arte ed il mondo sarà un po' più libero conoscendo di più la storia dell'arte. Grazie a tutti per essere stati anche oggi con me, un grande bacio e ci vediamo presto, sempre qui da Ombretta ed Arte per te è tutto, ciao!